10 della mattina è la città di Eraklion. Capitale? Capitale di Creta. Dell'isola di Creta. Partiamo dalla fortezza di Eraklion, sì. Costruita nel XVI secolo. Che so che è italiana. È stata costruita dalla Repubblica di Venezia. Stile veneziano, è molto carino. La famosa via pedonale di Augusto. Via Augusto. Via Augustus, è dove possiamo fare shopping. Sì. E collega il porto? Al il porto, città. Lungomare, la fortezza. Al centro città. Central City. La famosa chiesa San Tito. San Tito, che è qui nel centro storico. È Tito Livio. Titos. Direzione? Lion Square. Dove sei capitata? Da Hansel e Gretel, nella casa di marzapane. Poi è andiamo a vedere la nostra inviata. Allora, Romina, Lion Square, che cos'è? Lion Square è una piazza principale nel centro di Eraklion ed è chiamata così perché c'è la Fontana Morosini con 4 leoni che sorreggono il bacino principale. Zucchero? I don't know. Thank you. Che cos'è? Frappè. Il famoso frappè? Greco. Perché è greco? È internazionale? Sì. No, ah sì, è proprio greco. Sì. È tipico in Grecia. Allora, siamo arrivati alla chiesa di... Dove siamo arrivati? Non lo so. Allora, questa è la chiesa di San... Andiamo a sentire il nostro inviato. Allora, benvenuti, siamo qui nella cattedrale di San Mena. Di? Qui a Raglio. Di... Candia. Di Candia. Candia che cos'era? Che è Candia? Candia è la zona. Ah, la zona è Candia. Qui a Eraklion è questa ortodossa, questa sì? È una chiesa ortodossa. Perché la religione? La religione all'epoca, no, anche attuale. Attuale è quella ortodossa. Ortodossa. Quindi troviamo qua tutti gli ortodossi, si sono trasferiti qui a Creta. Sì, certo. Quindi ricordiamocelo questo. Thank you.
per tutta la cittadina di Heraklion. Arriviamo alla... al portale veneziano. Sono le vecchie mura della Repubblica Veneziana, quando Heraklion si chiamava Candia. Quando? Heraklion. Heraklion. Come tutte le città, questa è la porta antica. Siamo saliti sulle mura veneziane. Sulle mura veneziane. Che porta sentiero a destra fino al mare. Vogliamo andare giù? E arriva fino al mare? Sì, vista sul mare.